perduto mia madre, e per me è stato un dolore terribile. Ero a casa con un mio amico, ero disperata perché non solo avevo avuto quel dolore tremendo, ma non avevo soldi, non avevo un lavoro. Insomma, diciamo che è un periodo orribile della mia vita, come spesso capita. Siamo in compagnia di Marisa Laurito, benvenuta ai nostri microfoni. Ecco, una vita scapricciata, sì. un libro pieno di tanti aneddoti, un libro pieno anche di tanta gavetta, perché sì, è quella che forma i grandi artisti. Sì, è vero. Io la consiglio a tutti, la gavetta, non perché bisogna soffrire per forza, perché nella gavetta un po' si soffre, bisogna dirlo, non per quello, ma perché la gavetta è un passaggio necessario per fortificarsi, per imparare. Tutti quanti noi, per affrontare un mestiere importante, dobbiamo imparare per forza a fare questo mestiere, e purtroppo non si impara in un giorno o due, si impara con molta calma, frequentando persone che ne sanno più di te. E io per esempio oggi ancora sto imparando, perché non si finisce mai di imparare. Ecco, a proposito di incontrare personaggi importanti nella sua carriera, ecco, mi verrebbe da dire Edoardo De Filippo, ma anche lo stesso Renzo Arbore, così delle immagini, dei flash, avendo questi nomi sicuramente saranno tanti momenti vissuti insieme, però dei ricordi flash belli passati con grandi personaggi dello spettacolo, del teatro. Beh, con Edoardo è stata la vera gavetta, la disciplina, non potevo avere un modo migliore per iniziare questo mestiere, perché mi ha insegnato veramente tutto con un esempio pazzesco. Con Renzo dalla disciplina sono passata all'indisciplina, cioè completamente all'altra parte, però una creatività anche quella disciplinata nel senso professionale, perché mi ha aperto la mente all'improvvisazione. Io andavo a copione, invece con lui ho finalmente potuto improvvisare e sono diventata anche un po' autrice, quindi questo libro lo devo anche a Renzo, che mi ha spinta a inventare. Ecco, grazie Marisa Laurito, e viva questa vita scapricciata che ancora continuerà. Io l'auguro a tutti una bella vita scapricciata. Cercavamo altro, cercavamo di inventare altro. Oggi ci sono delle trasmissioni che hanno 14, 15 edizioni, cioè è troppo, magari bisognerebbe anche mettere un po' in moto il cervello, no?